La legge non è uguale per tutti, quella di Berlusconi è particolare. Non è guerra ad un uomo, ma ad un simbolo. Il simbolo dell'illegalità. Il rappresentante del falso come mi pare. Abbiamo un presidente del Consiglio che dorme anziché pensare ai problemi dei poveri pensionati, dei giovani che non hanno possibilità di lavoro. Vediamo che le percentuali di disoccupazione sono ai massimi storici praticamente, anche il debito pubblico non ha mai toccato un livello così elevato. La democrazia non ce la regala nessuno, ce la dobbiamo prendere noi. È inutile che si ostina lui a rimanere attaccato al suo posto di potere. Ormai non ha più potere, di fatto ne deve prendere coscienza. È un segnale importante che oltre a tante piazze italiane ci sia anche a Palermo una grande partecipazione, un sit-in simbolico dove le persone sono scese a manifestare il proprio dissenso a questa azione di governo, a questo comportamento e a questa veramente deriva del morale ed etica che le forze politiche stanno attraversando, e per lanciare un chiaro messaggio: dimissioni. Scendiamo in piazza per moralismo, ma non è soltanto per la pornocrazia in cui ci ha gettato il nostro Presidente del Consiglio che noi scendiamo in piazza. Scendiamo in piazza perché abbiamo un Presidente del Consiglio che non rispetta la Costituzione, che non rispetta la tripartizione dei poteri, che invece di difendersi nel processo e di sollevare il conflitto di attribuzione all'interno del processo lo fa in sedi inappropriate, quali il Parlamento. Un Parlamento fatto, me lo consente di dirlo, di servi. Fatto di servi per un semplice motivo, per una legge elettorale che consente a ogni capogruppo di scegliersi i propri parlamentari e quindi di legare la rielezione dei parlamentari alla benevolenza del proprio premier e del proprio capogruppo. Questa è una vergogna. Il Presidente della Repubblica oggi ha detto delle parole sante, ha detto che è la carta costituzionale che garantisce il giusto processo e che la sede appropriata per difendersi è il processo e non il Parlamento. Non è barricandosi nei palazzi che si può pensare di parlare di democrazia. La democrazia a cui fa riferimento Berlusconi è una democrazia che si fonda su un consenso popolare manipolato. È inutile parlare di popolo quando il popolo è manipolato da una dittatura mediatica assoluta. Per chi suona la campana? Per chi suona la campana, per chiedere le dimissioni di Berlusconi. Sono arrivati ai primi 11 articoli della Costituzione e non ce n'è uno che venga rispettato. È una sola dichiarazione per descrivere il personaggio di Berlusconi non renda giustizia, ci vorrebbe un'enciclopedia.